Sappiamo tutti che sono molto scarso a costruire, molto scarso. Però oggi voglio provare una challenge particolare, ovvero fare tre tipi di case, una in 10 secondi, una in un minuto e una in 10 minuti. Vediamo cosa ne esce. Voi di sicuro sareste più bravi di me, in caso provateci, fatemi sapere cosa avete fatto e io farò schifo. E il brutto è che lo vedrete tutti, quindi in caso se siete nuovi iscrivetevi tipo per pietà. Iniziamo. Cioè davvero siamo spawnati su un'isoletta con tre tartarughe in mezzo al nulla. Vabbè. Comunque mi sono preso i materiali per la prima casa. C'ho un timer qui sulla mia sinistra che voi non vedete e voi vedete il timer invece in sovraimpressione. Ok, quindi avvio il timer. 3, 2, 1, via. Messo questo. Ti prego, devo fare un botto veloce. Ok, quindi mettiamo il coso dietro. Mettiamo la porta che fa ovviamente da casa. Mettiamo questi qua, sì, lo so, li ho messi storti, non fa niente. E vediamo cosa riesco a combinare in 10 secondi, ti prego. No, ho aperto l'inventario. Ok, il timer è chiaramente suonato. Però, oddio, li ho messi storti, però entrambi storti, quindi sembra fatta apposta. E questa è la casettina. Non ci. Cioè, praticamente io devo entrare, dormire. Oppure. Oh no, ci stiamo, ci stiamo. Ok, questa è la casa. In 10 secondi. Sarà dura. Raga, secondo me quella da 10 secondi è la più difficile. Provateci anche voi. Vabbè, la lasciamo qui. Prossima casettina sarà quella da un minuto. Già in un minuto si può fare roba più interessante. Ok, per la prossima casa ho preso un bel po' di materiali. Non li useremo tutti, tranquilli. Ci devo mettere un minuto, come sempre. Ho in mente un progetto, ma sarà un po' stupidino. Vabbè, ci proviamo. Allora, 3, 2, 1, avvio il timer. Ok, lo devo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo 2, 3, 4, 5, altri 6. 2, 3, 4, spostati 5, 6. Ok, sì, sto facendo casettine piccoline perché altrimenti non ci starei coi tempi. Grazie, non distruggiamo tutto qua. Devo risalire nuovamente di uno, altrimenti che fai? Fai entrare gli zombie come nella prima casa? Si spera di no. Casa, tra virgolette, casa. La prima non era per niente una casa, però se mi piazzi le cose è ancora più carino. Ok, quindi facciamo che iniziamo a piazzare il letto, la fornace, la cosa qua, che era quella lì la fornace, ma vabbè, ci siamo capiti. E piazziamo un altro strato? Assolutamente sì. Quindi tac tac tac, veloce veloce veloce. Devo fare un botto veloce, raga. Già io non sono in grado di costruire, sono un po' scarsino. Cioè immaginate ste cose poi, ciao. Ok, non so quanto tempo manchi, però mi sono impallato malamente, perfetto. Quindi facciamo una cosa di questo tipo. Please, alla veloce, thank you, gioco. Ok, stiamo rimpiazzando tutto molto bene, molto carino. Vorrei fare anche i cosi di vetro, ma sono abbastanza sicuro che non ce la farò. Sì, gli ultimi due li ho aggiunti imbrogliando. Questa è la nostra casettina in un minuto. Allora, devo me. Vabbè, vi metto una torcia per farvi vedere, però non calcolatela. Sì, ok, ovviamente ci può stare come casa perché c'è un'entrata. C'è un pezzo mancante. Dai, basta che ci sia un letto e così va bene. Ora la casa in 10 minuti. Oh, se sbaglio quella in 10 minuti, togliamo la torre. Dicevo, se sbaglio quella in 10 minuti, che fallimento. Dai, c'ho tutto il tempo del mondo per farla. Devo solo pensare come farla. Potrei farla simile a quella lì. Guarda che schifo. Allora, la prima ti dice: dai, sì, zombie, venite a uccidermi nel sonno, chiaramente. La seconda invece ti dice: ok, sono quasi una casa. Sei stato bravino, ma non abbastanza. La terza invece si spera che sia una casa. Ok, mi sono preso un po' di materiali. Ho in mente una cosa, ma credo che nella fretta la farò male. Perciò, iniziamo. Ovviamente devo avviare il timer. Altrimenti non capisco quando finisce. Ho 10 minuti, non parlerò 10 minuti di fila. Vi farò qualche taglio, ma il timer calerà anche durante i tagli. Quindi 3, 2, 1, pecorella, portami fortuna, via. Ok, allora ho un piano. Boys, I've got a plan. Ovvero fare una roba del genere, una roba del genere. Porta, porta. Ti prego, veloce, mas. Madò, il mio problema è che sono lento, ma molto lento. Quindi tec, 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 tec. Ok, l'entrata l'abbiamo fatta. Qui volendo ci possiamo mettere i stone cosi per fare il tetto. Però spero di averli messi giusti. Assolutamente. Sì, sembrerebbe stranamente di sì. Ok, quindi l'entrata l'abbiamo fatta. Ora vogliamo vedere quanto espandere la casa. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Facciamo sti 7. Quindi tec, 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 tec. Per ora stiamo andando forte, raga. No, perché devo distruggere l'erba. Non importa nessuno dell'erba. Quindi facciamo così, tec. E la casa l'abbiamo un pochino allungata. Ci metteremo il vetro? Probabilmente sì. Lo metteremo bene? Probabilmente no. Ma faremo del nostro meglio. Quindi la alzo ancora un pochino, anche se in realtà dovrei fare il tetto, che sbaglierò di sicuro. Quindi facciamo così, per ora sto parlando di fila, non credo di avervi fatto nessun taglio. Meglio così? No, il vetro lo devi mettere dentro, Master, bravissimo.
Quindi tec, tec, ok, e per ora sembra fatto molto carino, tra l'altro. Bene, quindi questa l'abbiamo fatta. Ora devo fare il tetto. No, qui l'ho messa storta, dannazione, l'ho messa storta le scale. Ok, allora, i pattern del tetto credo che siano questi. Non so se lo sto facendo bene, sinceramente, ma non ho pensato né al pattern di come far la casa, né a farla bene. Semplicemente fare una casa abitabile in 10 minuti e più carina delle altre, soprattutto della prima. Quindi facciamo una cosa del genere. No, facciamo una cosa del genere. Poi andrò a modificare il tutto. Credo che sia il tetto più sbagliato della storia, ma hey, ci abbiamo provato almeno. Un like per la sulla fiducia. Grazie, credo. Ok, quindi facciamo così. Non so quanto tempo manchi. Potrei in realtà dare un'occhiata, ma la fretta è una brutta bestia, la fretta, signori. Quindi vedi di fare un tetto buono, Massa. Bravissimo. Bravissimo, un parolone. Ti dico bravino. E mettiamoci. Nope. Ci mettiamo assolutamente questo. Potrebbe essere una bella cosa? Non penso. Però no, non penso, fa abbastanza schifo. Però hey, è una casettina decente. Quindi facciamo così, almeno è abitabile. E abbiamo fatto una sorta di casettina. Ora in realtà dovrei allungarla ancora di uno. Quindi tac, così ci può stare. Così ci può stare ancora di più. E la chiudiamo così. Qua ci mettiamo doppia scalettina che non... sì, in realtà fa schifo, ok? Può fare schifo. Quindi ci mettiamo due di questi. Carino, va bene, ci può stare. L'entrata l'abbiamo fatta? Sì, l'abbiamo fatta anche uguale. Quindi molto bene. E non saprei cosa aggiungere. Mancano un botto di minuti. Quindi vediamo di aggiungere altre robe. Ci aggiungiamo il letto assolutamente qui, la solita fornace e la solita crafting table. Chiudiamo perché si è fatta una certa. Facciamo le torce. Thank you per le torce. Le porte le buttiamo, tanto non ci servono. E le mettiamo qua sopra perché fa figo. Ora in realtà potrei farci una sorta di piano sotterraneo. Raga, un botto di minuti ancora. Quindi potremmo farci un piano sotterraneo del tipo, se io scavo più che altro così, però sento gli zombie, raga. Mi sono spawnato in una zona un po' così. Quindi prendiamo le ladder, chiamatele come volete, e facciamoci un piano di sotto. Devo spaccare su tutto, ci metterò un pochino, sì, ma tanto il tempo ce l'abbiamo. E ok, mi metto assolutamente a spaccare. Quindi spacco tutto e vi faccio il taglio, vediamo soprattutto in quanto tempo riesco a rompere il tutto. Faccio uno spazio bello grande, tipo così è il massimo. Anzi, lo facciamo fino a qua. L'ho fatto un po' troppo. Ok, allora, piccolo aggiornamento. Magari vi ho fatto un taglio o anche un'accelerazione, non lo so. Qua ci voglio mettere la testa di drago o la netherstar, non lo so. Quindi Enderman spawn egg. No, oddio, non c'è. Dragon head. Com'è che si chiama, raga? Dragon head. Ok, quindi se io togliessi questo, che tanto non ci interessa. Quanto tempo c'ho? Un botto, raga. Ok, quella da 10 minuti, ma devo spaccare con la testa di drago proprio. Quella da 10 minuti è facilissima, quindi qua ci voglio mettere dei diamanti, esageriamo un po', facciamo un po' i belli ciccioni e ci mettiamo tutti i diamanti qua. Con, in realtà volevo fare un altarino tipo, potremmo prendere slab di, slab carini non ce ne sono, mettiamo la polish, togliamo l'erba a casissimo. Facciamo una cosa del genere e ci mettiamo la testa di drago, vediamo se si mette. Ok, la testa di drago volante non era nei miei piani, ma comunque è pur sempre una testa di drago. Doppia testa di drago, può essere carina. Questa è la casettina dei 10 minuti. Fatta carina? Sì, dai, non è per niente male. E buono, dai, carina. Allora, ricapitoliamo le casettine dandogli un voto. Allora, il voto della prima da 1 a 10, come i minuti, da 1 a 10 minuti questa è un tipo... Allora, in realtà è difficile. Provate a fare questa casettina completa in 10 secondi, non è facile, per ora gli do un 5. Questa qui non è male, ma gli manca il coso, però dai, la sufficienza credo l'abbia presa. E gli mettiamo pure le due torce che non fanno mai schifo, signora Pecorella, lei cosa dice? E invece questa dentro non mi dispiace, dannazione. Dicevo, dentro non mi dispiace, c'è anche la parte sotterranea, fatta in 10 minuti ci può stare. Con due belle teste di drago che, madò, tu scendi ti spaventi tipo subito. Sì, dai, questa ci sta, questo è un 7. Perché appunto l'esterno, boh, non mi ispira, non mi convince, mi sembra che manchi qualcosa. Vabbè, quindi io salvo ed esco. La nostra challenge è stata fatta, sì, poteva andare meglio, sì, ma poteva anche andare peggio. Provateci anche voi, vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani al solito, ovvero le 7:15, con un nuovo video. Ciao!